Grazie dell'invito e sicuramente la collaborazione con Sino in Italia riuscirà a far muovere un pochino più rapidamente un'area che è rimasta purtroppo molto ferma degli anni, che è quella delle fratture da fragilità. Infatti vorremmo parlare di fratture da fragilità quando parliamo di osteoporosi, perché quello è poi il nostro focus. E i nostri numeri relativamente alla fondazione che io rappresento, che è anche un advocacy group di una società scientifica che si interfaccia con numerose società scientifiche che sono parte di una coalizione che poi è stata fondata più di 10 anni fa, e si interfaccia anche con istituzioni internazionali di carattere scientifico e soprattutto ha contatti con oltre 2 milioni di italiani che sono parte della rete che poi la Fondazione ha strutturato e che informa costantemente su quelli che sono i progressi e quelli che è poi l'educazione e l'alfabetizzazione di cui abbiamo sentito parlare oggi da Ranieri Guerra, che è proprio quello che noi cerchiamo di fare da tanti anni, sempre su base scientifiche. La nostra mission è proprio quella di cercare di prevenire le fratture da fragilità, su cui tanto si sa, ma purtroppo poco è fatto in maniera organizzata, perché in realtà il nostro paese alcune cose le ha fatte, ha riconosciuto l'innovazione farmacologica, però poi dopo, quando siamo arrivati alla strutturazione di rendere accessibile quello che era stato riconosciuto, abbiamo delle notevoli difficoltà. E questo è naturalmente quello che è la mission della fondazione che io rappresento in questo momento. Le fratture da fragilità sono tante e naturalmente proprio per la loro caratteristica di maturare la fragilità negli anni, a parte le forme di osteoporosi secondaria che possono avvenire a qualsiasi età della vita, in realtà in qualche maniera vanno a toccare proprio la popolazione anziana, e da qui l'idea con Roberto Messina ormai negli ultimi 2 anni è di cercare di far venire a galla quelle che sono poi le possibilità reali che abbiamo noi di avere un impatto sul ridurre questo fenomeno così importante che è la frattura da fragilità, che è stata quantizzata come spesa per il nostro paese in 2 miliardi di costi diretti, ma i costi diretti e indiretti quantizzati dalla Comunità Europea per i Paesi membri, per l'Italia sono di 15 miliardi di euro all'anno, perché i costi indiretti sono poi la care del paziente anziano una volta fratturato, quindi non dobbiamo pensare poi soltanto alla frattura di femore che è l'emergente importante, dobbiamo pensare a tutte le altre fratture da fragilità. Quali sono le criticità in questo settore? Ma intanto la frattura da fragilità è oggi sottodiagnosticata. Infatti noi non diagnostichiamo, per esempio, la maggior parte delle fratture da fragilità della colonna vertebrale. Una persona ha avuto una frattura perché ha avuto un forte dolore e non è stata fatta la diagnosi. Il dolore in alcuni mesi passa, non è stata fatta nemmeno una radiografia, oppure magari viene fatta una radiografia della colonna lombare ma non di quella della colonna dorsale, e nessuno sa di avere già avuto una frattura. Condizione che permetterebbe a queste persone di entrare per esempio in dei percorsi terapeutici che sono riconosciuti oggi dall'Agenzia Italiana del Farmaco, per cui noi il paziente fratturato di vertebra e di femore lo dobbiamo trattare per legge, perché per noi la nota 79 è una legge dello Stato, per cui queste fratture sono anche sottotrattate perché sono sottodiagnosticate. E poi i farmaci che noi utilizziamo sono i cosiddetti farmaci antifratturativi. Quindi dire che io non tratto qualcuno in cui posso prevenire la frattura con questi farmaci, la seconda frattura del 70%, vuol dire che io non sto attivando un sistema di prevenzione, e non prevenire ciò che è prevenibile nel nostro paese equivale a causare il problema. Quindi questo lo dobbiamo sapere anche come medici, e soprattutto lo dovrebbero sapere i medici di medicina generale, che poi sono tartassati da dover risparmiare, non dover spendere in certi settori, e molto spesso danno delle informazioni che potrebbero non essere molto giustificate sulla base di quelle che sono le conoscenze attuali e l'evidenza clinica su cui noi dobbiamo basare poi le nostre scelte. L'accesso alle terapie innovative
è pertinenza di centri specialistici che vengono poi selezionati dalle regioni. E se questo è assolutamente necessario per spese farmaceutiche molto importanti, quando il farmaco per esempio costa 7.000 euro all'anno per il trattamento, è chiaro che noi dobbiamo cercare di avere un controllo di questo. Non è tanto giustificato per farmaci che poi invece vanno a ingolfare il sistema ospedaliero pubblico e che, in cui i medici si trovano a dover fare piani terapeutici. Non è giustificato anche dal fatto che prima abbiamo sentito da Ranieri Guerra che il medico di medicina generale è l'interfaccia più importante, soprattutto in malattie così frequenti, ma in realtà noi lo teniamo fuori dall'innovazione, quindi non abbiamo speranza di poterlo recuperare all'interesse di una patologia se lo teniamo fuori dall'innovazione. Quindi le implicazioni di tutto questo sono intanto la difficoltà di avere una diagnosi a volte di osteoporosi. Se voi pensate che la densitometria ossea, che è quella che definisce la condizione di osteoporosi, quindi di fragilità dal punto di vista strumentale, è stato uno dei primi momenti in cui il Ministero ha riconosciuto i livelli essenziali di assistenza, vi rendete conto che questo già rappresenta un limite. Diciamo, non vogliamo poi esagerare la diagnosi, ma nel nostro paese non è ancora stata implementata la carta di rischio di frattura, che è implementata praticamente in tutti i paesi europei. Non esistono raccomandazioni anche per effettuare esami morfometrici, cioè per fare la diagnosi di frattura da fragilità. La nota 79 non viene applicata come dovrebbe e questo naturalmente porta a un'informazione al paziente che spesso focalizza più sugli effetti collaterali dei farmaci antifratturativi che sulla loro efficacia. Quindi quello che noi realmente vorremmo raggiungere è avere una prescrizione almeno dei farmaci antifratturativi innovativi, una riprescrizione da parte del medico di medicina generale che già sgraverebbe le strutture ospedaliere e soprattutto parlare di questo argomento in una maniera che possa essere costruttiva per una prevenzione reale di un fenomeno che in realtà al nostro paese sta costando troppo. Grazie.